Stavo una Bed Wars, dove appunto vado a fare degli scherzi incredibili. E quest'oggi è proprio quello che sto andando a fare, ragazzi. Siamo tornati nelle Bed Wars incredibili. Fatemi sapere nei commenti se ne volete appunto altre, perché ovviamente se lasciate tanti like e mi dite nei commenti Marchesone porta più Bed Wars incredibili, io assolutamente dico assolutamente ve le porterò. Però mi dovete ovviamente dire voi se le volete. Quest'oggi voglio fare un qualcosa di più particolare, perché ecco, non voglio utilizzare subito la creativa in un modo tipo Bedrock, no, me la voglio utilizzare in un modo un po' più tranquillo. Ciò vuol dire che noi abbiamo dei comandi ovviamente molto molto particolari che ci permettono di andare in creativa, tipo questo comando qui, che sarebbe appunto lo slash GMC. Ma ecco, come dire, non voglio farmi trovare subito dai giocatori e far dire ah, il team azzurro sta utilizzando le hack, i cheat, e ovviamente ho rotto un blocco di sabbia e non volevo. Quindi andremo a fare intanto una bardatura del letto, quindi una difesa del letto molto 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 alta, in questo modo. Perfetto. E andremo a mettere tanto di quel legno, ragazzi, che effettivamente, guarda, se il team bianco viene da me si rifiuta proprio di venire. Quindi iniziamo a mettere tantissimo legno, ma ragazzi, tanto 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 tanto. Ora non vorrei utilizzare la fly per volare e mettere più legno ed essere più veloce, perché come ripeto non voglio farmi sgamare subito, questo è poco ma sicuro. Quindi iniziamo in questo modo. Ta 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 pa 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 pa. Quanto legno sto mettendo? Fatemelo sapere nei commenti. Secondo me siamo già su uno stack e mezzo, una roba del genere. Ma ne sto mettendo davvero davvero tanto, eh. Poi non ho nemmeno, ecco, cancellato il mio nome. Se premo tab si vede Marques, ed è un vero problema. Ma dai, va bene, non è importante, non è importante. Mettiamo più legno possibile, ovviamente, perché ragazzi ci serve. Quindi ta 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 ta. Bene, voi direte che in questo modo troverà il mio letto. Beh, forse con delle TNT vi dico pure sì, però allora andremo a potenziare ancora di più. Un blocco molto difficile da distruggere è l'endstone, e andremo a mettere tanta di quella endstone. Sì 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 sì, in questo modo. Andremo a coprire proprio tutto quanto. E sapete quello che vi dico? Vediamo un altro blocco potente, un altro blocco potente. Ossidiana? Però se non me ne voglio far accorgere, oh mio Dio, sta arrivando un rosa. Questo è un problema, questo è veramente un problema. E non ho nemmeno l'armatura, sapete che vi dico? Voi avete visto qualcosa? Io non ho visto assolutamente niente. Devo farmi un arco, devo farmi assolutamente l'arco. Quindi facciamo così, grazie mille. Perché un'armatura in diamante senza avere smeraldi? Senti, non ne parliamo. Tu puoi andare di sotto. Ok, meno male, si è allontanato. L'importante è questo. Ok, vorrei un attimino. Ecco, prendi. Ah, ma sì, mi... Oh, aspetta, c'è qualcosa che non mi torna. Sono incredibile, quindi posso acquistare tutto. Quindi se io vado qui faccio... Ah, non sapevo di questa cosa, molto bella. Ehi, ma perché sono tutte queste persone qui? Per favore, guardate. Ok, uno è praticamente morto. Sto, voglio prendere anche l'altro. Quindi io posso shoppare le cose senza avere effettivamente gli item nell'inventario. Ma che bello. Quindi tu mi stai dicendo che se io vado qui, prendo le fireball, ne posso prendere quante ne voglio senza avere appunto l'hai. No, vabbè, questa roba è bellissima, ragazzi. È molto bella. Senti, c'è uno qui per caso. Ho 18 fire. Oh, c'è un rosso. Ok, intanto io distruggo tutto il ponte e non voglio che ti avvicini da me. Ci siamo intesi? Spero di sì. Ok, il team rosa non si sta facendo più vivo, e direi meglio così assolutamente. Il team rosso si sta avvicinando. Allora andiamo a vedere cosa possiamo mettere nella nostra fornacina per farla diventare più forte. Bene, voglio la fornace di smeraldi. Poi voglio tutti i potenziamenti del mondo. Ok, voi direte che se ne accorgono che sto utilizzando la creativa. Beh, finché non volo in faccia alle persone non credo. Però ecco, andiamo a mettere tutto l'oro da parte, perché ormai abbiamo capito che effettivamente non serve nemmeno più stare, ecco, in creativa, o meglio volare, eccetera, perché tanto possiamo comprarci tutto quello che vogliamo. Quindi qui abbiamo l'arco con punch, quindi questo qui con power è per vecchi, non ci serve. E c'è il rosso che sta arrivando. Questo rosso a me non piace, devi andare di sotto. Ti ho detto devi andare di sotto, cioè forse non ci siamo capiti. No, 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 non ho capito con chi sta giocando. Il king delle Bed Wars è uno. Ehi, ehi, vai di sotto. Grazie mille, mi ha attivato anche la trappola e sta arrivando anche il rosa. Va bene, allontanatevi, allontanatevi. Devo passare forse alle maniere forti. Queste maniere non piacciono a loro. Ebbene, non è un problema. Slash fixa coral. Ah, questo sì che è bello, ragazzi. Questo stick, guardate che knockback. Ah, letteralmente con un hit vola, lo faccio volare via dall'altra parte della mappa. Quindi ora io voglio vedere un attimino. Abbiamo quindi il team rosso da questa parte. E vediamo, vediamo, vediamo. Il team rosso si sta ancora avvicinando. Sembra di no. Fermi, mi stavo quasi dimenticando. Io posso prendere le uova, e le uova sono proprio queste qui. Esatto, da uno smeraldo. Perché non le posso più prendere? Non hai abbastanza
senza smeraldi. Però posso fare così, andare in creativa, appunto, e andare qui e fare questo e prendermene illimitate. Esatto, e ho ben 16 uova. Ora sono praticamente sono dei ponti portatili, quindi io posso fare così, così, così. Senti, signor Rosa, mi è un po' stancato, sinceramente. Te lo dico con tutto il cuore, guarda, mi è stancato. Perché devi sempre venire da me? Vieni, 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 mangia anche la mela. Ah, l'arco anche lui. Va bene, non è importante. Senti, prenditi quella fireball. Non entrare di sotto e ti butto le uova in faccia, eh. Senti, ho uno stick. Ho paura che in realtà qualcuno. Ora vado, passa via. Calmo, 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 calmo. Mettiamo questo stick qui. Ok, che l'ho preso. Devo un attimo tornare sopra. Quindi buttiamo delle uova. Ok, piano, 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 piano. Ok, calmi, 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 calmi. Dobbiamo stare tranquilli e dobbiamo capire un attimino. Sì, ma non va bene così. Forse Rosa, ragazzi, se ne sta accorgendo di qualcosa. Sapete che vi dico? Prendiamo una spada in diamante e ora ho bisogno di un materiale, o meglio, un blocco che effettivamente, ecco, ragazzi, è potentissimo, ovvero l'ossidiana. Tra l'altro, mentre mi diverto qui con l'ossidiana, ditemi un po' nei commenti, perché ho giocato le Bedwars in creativa con Kendall, con Marci, con Zexon. Oh diavolo, mi serve. Togliamo un attimo magari la GMC. Ok. E quindi vi dicevo, ho giocato con tutte le Bedwars in creativa, però manca qualcuno all'appello. Vediamo un po' chi indovina. Ma è caduto da solo. Mi dispiace. Quindi nei commenti ditemi chi prossimo ospite portare nelle Bedwars in creativa. Kendall l'abbiamo portato, Zexon l'abbiamo portato, altri miei amici l'abbiamo portato, Marci anche, il signor Marci ho portato, però manca qualche ospite. Ragazzi, ditemelo nei commenti e vi accontenterò. Ovviamente il più votato sarà quello che poi porterò. Ma tralasciando ciò, dobbiamo andare ad eliminare prima il team rosso e poi appunto il team rosa. Sono due team che dobbiamo far fuori assolutamente. Diamanti non ne abbiamo bisogno. Vediamo un pochettino. Io comunque la creativa la sto utilizzando per avvantaggiarmi. Cavolo, mi sono dimenticato di mettere l'ossidiana. Allora, ok, perfetto. Allora sapete che vi dico, vado a prendere direttamente l'ossidiana che già abbiamo e l'andremo a mettere qui, perché come vedete lui ci stava facendo volare in aria il letto. Quindi con calma, con calma. Ok, non vi preoccupate. Ovviamente la cosa più importante è che loro non perdono le statistiche delle partite. Ci sono dei game precisi fatti proprio apposta per ovviamente utilizzare la creativa, quindi non vi preoccupate. Detto ciò, riempiamo tutto quanto qui di ossidiana. Ma lo voglio proprio tutto completo. Voglio proprio tutto. Cioè, nel senso, per rompere questo letto. Perché così poco ossidiana? Non mi piace questa cosa, eh. Ok, direi molto molto meglio. Perfetto. Il letto rosa effettivamente è stato appena distrutto dal team rosso. Bene, bene, bene. E allora io me la giocherò in questo modo. Quindi ta 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 ta. Perfetto. Riempiamo tutto, ragazzi. Cioè, nel senso, nessuno si deve poter avvicinare alla base del Marchessone. È la base più potente di tutte. Ok. Ma sapete che vi dico? Vorrei anche un effetto di forza, se possibile. Quindi effetto. Bene, ho forza infinita, quindi dovrebbe essere molto più potente. Ora con il pugno dovrei poter distruggere le persone. Sì, direi proprio di sì. Quindi facciamo così. Il team rosa è eliminato, sono rimasto io contro il team rosso. Bene, 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 bene. Quindi noi intanto andiamo a chiudere completamente tutto, tutto, tutto il nostro letto con dell'ossidiana. Ah, che bello, che bello, che bello. Quindi così, così, chiudiamo tutto. Direi che comunque è una bella difesa. Ehi, il diavolo è che si sta avvicinando. C'è qualcuno di invisibile, c'è qualcuno di invisibile. Dobbiamo muoverci. Oh, oh, ah. Mi sa che ho messo un effetto di forza troppo potente, ragazzi. Cioè, la spada di diamante non mi serve per niente. Ho le mani che mi fanno tipo il doppio del danno. Con un hit faccio fuori le persone. Ok, allora ho bisogno anche di un altro effetto, ovvero invisibilità. Ora sì che ci divertiremo. Oh, siamo invisibili. Però aspetta, lui non mi deve vedere. Cioè, nel senso, io posso togliere. No, questa armatura non la posso togliere. Nemmeno andando in creativa. No, non la posso togliere. Che diavolo. Va bene, allora non dovrebbe vedermi. Andiamo a scoprirlo, perché se non mi vede, ragazzi, possiamo trollarlo tipo tantissimo. Sapete che vi dico? Un item che a me... Direi, ragazzi, che è stato più semplice del previsto. Ma ora si passa al livello successivo. E il livello successivo è proprio questo, perché sto utilizzando un nome diverso. Come vedete sono, ecco, come dire, il team giallo. Non mi chiamo Marques, ma mi chiamo The Red Ranger. Quindi, ragazzi, nessuno mi vedrà sotto forma di Marques, ed è molto meglio. Quindi voglio andare a mettere direttamente subito forse l'effetto di... C'è qualcuno che già mi ha riconosciuto? Ma come diavolo è possibile? Andiamo a metterci l'effetto Marques invisibilità, perché voglio capire se effettivamente qualcuno mi vede. Forse no, forse sì, non lo so. Ora, non dovrebbe vedermi nessuno, quindi prendiamo della lana e del legno normalissimo. Quindi andremo a coprire il letto con una difesa molto tranquilla. Le difese comunque, quelle lì principali delle Bedwars, sono proprio queste. Quindi noi andiamo a coprire proprio tutto quanto il letto così, come se niente fosse. Sì, 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 tranquillo, bla bla bla. Ok, tutto a posto. Sì, esatto, quindi nulla di tutto, nulla di strano, ecco, normalissimo. Però voglio vedere se effettivamente loro vedono che
la lana si sta piazzando da sola o effettivamente vedono che c'è il marchessone che in realtà, ecco, sta prendendo della lana e la sta piazzando. Quindi andiamo a fare un collegamento normalissimo verso la base verde. Voglio vedere se lui mi vede. Proprio lui, quindi facciamo così. Anzi, ma perché bisogna fare collegamenti? Cioè, nel senso, ma perché diavolo non è possibile? Quindi GMC. E se nessuno mi vede, io dovrei poter volare tranquillamente, giusto? Ora, dov'è il signor verde? Signor verde, signor verde, vediamo se mi vede volare. Ragazzi, gli voglio passare davanti. Salve, salve, lei mi... niente, è caduto. Ok, quindi se è caduto dovrebbe tornare adesso nella sua base. Andiamo a vedere se vede una persona volare o effettivamente vede solo qualcosa che si sta distruggendo. Vediamo un attimino. Ehi là, vedi qualcuno volare? Come diavolo fa a vedermi? No, non vale. Ok, togliamo la creativa. Ecco, vorrei... salve, tutto bene? Tutto bene? Salve, 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 salve. Me ne vorrei andare. E ha scritto bro. Ragazzi, è confusissimo. Però io so che posso fare troll vanish questo comando. Ed effettivamente ora lui non potrà vedermi. E vediamo un attimino. Ehi, salve, mi vedi? Non mi vede. Abbiamo trovato il comando, ragazzi, per non farci vedere. Quindi io posso fare tipo in questo modo. E la lana si romperà e lui non mi vedrà. Ops, letto rosso. Salve, 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 salve. Loro si stanno combattendo. Lui non mi può vedere. Chi morirà? Morirà teoricamente il team rosso. Salve. Ciao. Ciao. Ciao, guarda. È confusissimo, non sai effettivamente che diavolo lo stai colpendo. Ehi, sono davanti a te. Ehi, ma che diavolo, sono qui, salve. Salve, salve, guarda. va bene ragazzi, allora fermi. Ora ci penso io, mi divertirò. Perché beh, sì, slash fixa coral. E ora gli faremo fare un volo assurdo. Dove diavolo è finito? Team verde, team verde. Ah, eccolo qui. Ehi, occhio, attento, attento. Attento, attento. Attento, oh mio Dio, l'ho spedito dritto ai diamanti. Ok, quindi tu mi stai dicendo che io posso volare facendo questo comando, andando qui. Ehi, salve, tutto bene? Tutto bene? Non credo, non credo, no, no, non credo, sia tutto... non ho fatto nulla, tanto non mi si vede. Ragazzi, non sto combinando nulla. Mi dite nei commenti se effettivamente sto facendo il cattivo. A me non mi si vede nulla, assolutamente nulla. E io non sto facendo niente, però a questo punto mi vorrei divertire andando a prendere direttamente la bedrock. E andiamo a metterla nel letto. Anzi no, ma perché la bedrock, ragazzi? Troppo classico. Give Marcus barrier. Ehi, ehi, mi dici perché diavolo di motivo tu dovresti essere in base mia? Si chiede permesso. Mamma mia, va bene. Andiamo letteralmente a mettere tutte le barriere nel letto, ragazzi. Così loro dicono, beh, ma che diavolo, non c'è niente nel letto eppure non si può distruggere. Esatto, avete ragione, avete ragione. Quindi barriere nel letto e lo andiamo a coprire con della lana. Della lana, tanto nel senso non possono fare nulla, assolutamente nulla. E giusto per divertirmi un po' vorrei andare a togliere qualche base a qualche giocatore, perché ovviamente io ho dei permessi bellissimi. Quindi ragioniamo un po'. Un team. Vediamo. Potrei allora o rompere la base del bianco, che è questa qui effettivamente, o la base del rosso. Forse la base del rosso, perché il colore del marchesone è rosso. E come diavolo si permette il team rosso di prendermi il team rosso? Per favore, non scherziamo. Quindi andiamo direttamente team rosso. Lui non dovrebbe vedermi. Perfetto. Io posso fare un bel slash fill proprio qui sotto. Esatto. E andare a rimuovere completamente la sua base. Quindi slash fill e prendiamo le coordinate di questo blocco e andiamo a prendere magari le coordinate di quest'altro blocco. Teoricamente dovrei farlo, quindi tac. Ora lui forse si sta chiedendo qualcosa, ma vabbè, comunque a noi non interessa. Boom. Oh, 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 oh. Ma io potrei fare anche lo slash undo? No. Ah, e quindi non si può tornare indietro. Potrei aver combinato un casino, signor bianco. Lei può per caso tornare indietro? Non credo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Me ne vado, tranquillo. Tanto io non ho fatto nulla. Io non c'entro nulla. Mi dite nei commenti chi è stato a rompere la base del rosso? Io assolutamente no. Cioè, nel senso, che diavolo, io metto anche io un punto interrogativo in chat. Non mi devo far scoprire. Ragazzi, c'è il rosso che sta cadendo in continuazione nel vuoto. Non ci posso credere, guardalo. Non ci credo, ragazzi. Sta cadendo letteralmente così. Guardate, guardate. Vabbè, dai. Nel senso, ecco, siamo nel periodo di Pasqua. Voi vedrete questo video più là. Però lo sto registrando il primo di aprile. E vogliamo fare degli scherzi il primo d'aprile? E se no, che gusto c'è, ragazzi? Cioè, vedete nella scoreboard, c'è scritto primo di aprile. E invece, signor Bianco, ti darò tutto il necessario per vincere questa partita. Di cosa hai bisogno? Un giocatore per vincere una partita ha bisogno di certo di diamanti, di tantissimi smeraldi. Quindi, smeraldini per lui.
e fammi... degli item illegali, ti darò tutti gli item più potenti. Quindi, signor Bianco, allora, io ho bisogno, tanto tu non mi vedi, quindi io ti posso dare tutto quanto. Prendi anche tutti gli smeraldi, perfetto. Ehi, ehi, no, ops, ti sto affettando dei regali, ecco, è il 1° aprile, dai. Prendete pure questi, ok, ma no, li stai buttando nel void. No, non accettano nulla, ma io mi chiedo, ma perché? Sta provando davvero a rompere una barriera. Ma ragazzi, ma come fa a rompere una barriera con le mani? Ehi, stai provando davvero a rompere la barriera con le mani? È impazzito, ragazzi, è completamente fuori di testa. Va bene, allora, il team bianco, teoricamente, alla base qui. Prepariamoci a dire addio alla base del team bianco. Quindi andrei a prendere proprio l'angolino qui, quindi così. C'è ancora il rosso, tra l'altro, che sta cadendo nel vuoto, ma va bene. Quindi facciamo una roba di questo tipo, slash fill, prendiamo le coordinate di questo blocco e andiamo proprio qui all'esterno, quindi teoricamente dovrei far volare tutto quanto in aria. Copiamo, mettiamo le altre coordinate e mettiamo air. Non funziona? Forse sono troppi blocchi, quindi dovrei essere... Forse proviamo a farlo da questa parte, l'importante è che ecco funzioni, quindi ta 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 air. Oh, molto molto meglio, vedete? Quindi adesso se io mi vado a tippare dal team bianco, che si chiama appunto Nether qualcosa, eccolo qui. Ah, è appena morto e sono due giocatori che stanno appunto cadendo nel void in continuazione. E sono curioso un attimo di sapere effettivamente chi è che è, come dire. Vediamo, chi facciamo vincere, il team rosso o il team bianco? Vediamo. Questa è la mia base, anzi sapete che vi dico, tipperò uno di loro. Quindi vado a rimuovere tutte le barriere e direi che andiamo a far vincere il Boomer 06. Quindi, prego, puoi distruggermi il letto? Nel senso, puoi distruggermi il letto? Vieni qui. Salve, signor rosso! Può distruggerlo, ecco. Può distruggerlo. Ehi, può distruggermi il letto? Ma guarda, può distruggerlo. Cioè, nel senso, perché non lo distruggi? Puoi farlo. Prego, fallo. Lui ovviamente non mi vede, ma... Oh, bravo. Quindi adesso se lo vado poi a ripiazzare, non vorrei dire, ma potrei ripiazzarlo. Esatto, l'ho appena ripiazzato. Ehi, mi sa che non l'hai proprio distrutto il letto. C'è un altro. Ehi, salve. C'è un altro letto. Non l'ho capito. Va bene, allora io lo ritipperò in continuazione finché lui non mi distruggerà il letto. Ehi, c'è un letto qui da distruggere. Ehi, c'è un altro. E c'è un altro ancora. C'è un altro. Guardate la chat, ragazzi. Che cosa diavolo è appena successo? Non lo voglio sapere. Quindi il team rosso mi ha appena distrutto il letto e ora porterò il team bianco invece dal team rosso e poi gli farò fare uno scontro finale. Quindi il team rosso alla base... Ah, ma cavolo, il team rosso non ha più il letto. Questo è un problema. Questo è un grandissimo problema, ragazzi. E allora direi che la vincerà il Marchessone. E come voi direte, andiamo a fare così. Ok. E vediamo un po'. Ce l'ho fatta, ragazzoni. Siamo riusciti a vincere. Beh, ecco, io non ho utilizzato la creativa per nessun motivo. Beh, d'altronde è il 1° di aprile. Cioè, nel senso, se non me li fai gli scherzi, il Marchessone, che diavolo ve li deve fare? Ah, ragazzi, torniamo noi stessi. Ah, che bello. E direi che se vi è piaciuto questo video, io vi invito a lasciare un bellissimo like. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Fatemi sapere il prossimo ospite da portare in queste bedroom. Sono divertentissime.